Amici di Metal Italia, bentornati ad una nuova puntata dei nostri unboxing e questa volta parliamo di un album progressive rock. Si tratta di The Absolute Universe, il nuovo disco dei Transatlantic. I Transatlantic, come saprete, sono uno di quei cosiddetti supergruppi. Sono formati da Mike Portnoy, Neil Morse, Roy Nestolt e Pete Trewalas. Si tratta di una di quelle formazioni che piacciono molto perché comunque riescono a raccogliere tutte le influenze che provengono dalle loro differenti esperienze e trasformarle in qualcosa di nuovo. Sono passati 7 anni dal loro ultimo disco, ma l'attesa è valsa la pena, come si dice, visto che The Absolute Universe è un ottimo ritorno. Per l'occasione i Transatlantic hanno scelto di fare qualcosa di diverso dal solito, perché come vedete qui davanti a me ci sono 2 LP. Infatti la band ha fatto una prima versione più lunga, divisa su 3 vinili, intitolata Forevermore, dove abbiamo l'opera nella sua interezza per un totale di 1 ora e mezza di musica. Invece quest'altra versione, intitolata The Breath of Life, è una versione più breve che raccoglie il meglio di Forevermore, ma non si tratta semplicemente di un riassunto della versione completa, perché i brani di The Breath of Life sono stati rivisitati, ci sono arrangiamenti differenti, le parti vocali sono state divise in maniera diversa tra i vari artisti, anche i testi hanno delle differenze rispetto all'altra versione, quindi si tratta di fatto proprio di un'opera indipendente e diversa da Forevermore. Andiamo a vedere più nel dettaglio quindi queste 2 edizioni, partendo proprio da Forevermore, quindi l'edizione estesa. In questo caso abbiamo un triplo vinile, suddiviso in questo modo, quindi ne abbiamo uno in una tasca singola con all'interno il classico vinile color nero e poi abbiamo invece i restanti 2 dischi in quest'altra confezione. All'interno, molto semplice, una foto centrale con i 4 membri della band. Un booklet molto semplice che riproduce la copertina dell'album con all'interno i testi delle canzoni e sul retro, come sempre, i crediti. E infine un'aggiunta sempre gradita che è la versione in CD dell'album. Passando alla versione The Breath of Life dell'album, vedete c'è un artwork differente, ma a livello di packaging la struttura è più o meno quella che abbiamo già vista. Quindi abbiamo anche qui una foto centrale della band. L'album è diviso su 2 LP e invece un solo CD. Quindi, primo disco e secondo disco. Anche in questo caso abbiamo poi il booklet con l'artwork, all'interno i testi e i crediti finali. Benissimo, come avete visto abbiamo a che fare davvero con 2 ottimi prodotti, quindi non vi resta che decidere quale dei 2 acquistare o perché no, anche tutti e 2, visto che l'esperienza di ascolto che dà Forevermore è comunque molto diversa da quella di The Breath of Life. Come sempre trovate il link nella descrizione del video e ancora una volta vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima puntata.